ci sono cose che ti voglio dire, ci sono cose che ti voglio dare. Da qui la visuale è perfetta. Ci sono tanti piccoli ombrelloni serrati l'uno all'altro che vanno dal color verde acido al grigio scuro. C'è un corpo centrale enorme, di forma ovale. Sale verso di noi un vociare appassionante. Voglio andare. All'interno di questo complesso, nei corridoi esterni, la gamma dei profumi, degli odori, dei colori e dei rumori è completa. Mancano giusto il profumo di una goccia di Chanel e il rombo di una Ferrari. Vendono tutto. A parte l'anima, spero. Mangiano, vivono, trafficano lì, vendono borse, addobbi, frutta, pentole, cianfrusaglie, dolciumi, prodotti internazionali. Il colore più sobrio delle confezioni locali è il viola. Adri e Baci hanno trovato tutto quello che cercavano, manco fossero da Castorama. Che poi anche lì io mi perdo. Bisogna nascerci con il pallino dello shopping e loro lo nacquero. Mentre gli altri si imbrattano, incollati dalla testa ai piedi per via del caldo e della colla, Monsieur Jacopo inizia la sua dimostrazione grazie alla disponibilità di Mister Sergio. La lesson number one di solo taglio per signorine si svolge al primo piano nell'area normalmente utilizzata per taglio e cucito. Io assisto con le alunne diligenti e attente. Jacopo ride con il suo modo così sonoro e contagioso, ma avverto che è emozionato. Sergio combatte invece con quel genere di tensione panicata del tipo: Jacopo sarà in grado di lasciarmi la faccia come l'ha trovata? Jacopo. My name is Jacopo. Le ragazze ripetono il suo nome storpiandolo e ridendo dietro le mani, messe come tanti ventaglietti davanti alle loro bocche. Ragazze, Jacopo, Jacopo, Jacopo. Lo chiamerò così non solo per il resto del viaggio, per sempre. Anche adesso, quando ci vediamo, lo saluto ad alta voce. Jacopon, come va? Lui sgrana gli occhi e fa un cenno con il capo, aggiungendo il suo sorriso multiforme. Basta un nome per evocare tante storie in un solo istante. Ogni volta che pronuncio il suo in quel modo, rivedo tutto come in un film. E mi sale quella nostalgia che lui non ha il tempo di provare. Ogni anno, infatti, ritorna a Phnom Penh e resta qualche settimana per fare i corsi di taglio alle ragazze. In questo modo non fa che realizzare uno dei sogni di missione possibile. Preparare le ragazzine più ricettive alla nuova professione e aprire successivamente un negozietto per dar loro l'opportunità di lavorare. Ho avuto il privilegio di assistere all'esordio del parrucchiere senza frontiere. Jacopon inizia a spiegare con semplici parole quello che farà. Poi si rivolge a noi. Jacopon, adesso mi parte l'unzione e ti faccio un taglio, Sergio, che neanche tua moglie ti riconosce quando torni. Cosa intende? Non avrà intenzione di sfregiargli la faccia. Il modello sta davanti a uno specchio, seduto sulla tipica sedia da studio dentistico. Che sia un chiaro monito. Il nostro uomo è visibilmente preoccupato, ma Jacopon sa il fatto suo e procede con destrezza, alternando momenti di spiegazione a meticolosi colpi di forbice. Arnese che si è procurato al Russian Market, perché è impossibile superare il severo controllo bagagli degli aeroporti con oggetti di questo tipo. Cosa vi dicevo? In quel mercato si trova di tutto. Jacopon dice che non sono il massimo come forbici, forse è meglio così. Sergio è salvo, con il cuore sollevato e alleggerito di 21 grammi di capelli. Si mette a giocare con le ragazze, esclamando uno slogan pubblicitario che suona molto buffo. Tutte lo ripetono instancabilmente. Dopo il lavaggio del capello, c'è quello del cervello? Vuole investire anche lui e insegnare alle ragazze come si inventa un claim? Lui e Jacopon potrebbero aprire un negozio di parrucchieri che funge pure da agenzia di pubblicità. La Armando e Testa, per le teste più esigenti. Perché no? Magari nella piazza di Wat Phnom, sotto l'insegna la scritta Kilowatt Phnom. Metti la testa a posto. Vabbè,
Torniamo alla lezione. Jacupon si appresta a fare un taglio a una bellissima bambina dai capelli molto lunghi. E voilà! C'est terminé! Finalmente arriva il mio momento. Hairstylist e modello si ritirano mentre le ragazze mi fanno sedere su uno sgabellino raso terra, che non è di raso color terra. Una di loro mi massaggia la schiena, un'altra il braccio e la mano destra, una terza la parte sinistra e la quarta punta i piedi. Chiudo gli occhi e tocco il paradiso. Quando torno raso terra, è già ora di alzare le tende. Jerry è tornato a prelevarci troppo presto. Adesso vorrei entrare in un centro termale. Ci ritroviamo invece in un centro infernale, a bordo di tuk-tuk microscopici che ci fanno battere ginocchia contro ginocchia in un incrocio dove districarsi sembra impossibile. Un po' come quando un filo si aggroviglia al punto tale che sciogliere i nodi è un'impresa disperata. Gli autisti svicolano. Il cielo è carico di nuvole grigie e dense. Sullo sfondo di un largo piazzale, monumenti precari. Tanti aquiloni dai colori intensi si stagliano oltre gli alberi e ondeggiano senza voler ricadere, stanchi del suolo e di vedere il mondo dalla polvere di quaggiù. Vorrei essere uno di loro, librarmi in volo e osservare dall'alto con distacco. Segno nel mio inseparabile quadernetto degli appunti. Urge dieta per non schiantarsi. Eccomi in adorazione. Un modo per superare gli aquiloni e volare come aquile, togliendosi un bel po' di peso su de dos. E riparti più leggero, persino dopo cena. Ora io ho un sogno. Dormire. Rimane un sogno a occhi aperti. Comincio a contare le pecore, cioè noi credenti. Prima, Ilaria, che sta già dormendo. Beata. E Ilaria salta la staccionata. Chiar, medici in prima linea. Adri, Baci, Joshua, il giovane Holden. Vedo che non salta. Ah, è vero, lui non c'entra. È lì per caso. Chi c'è? Passa Laura. Passo io e mi saluto. Forse mi sto addormentando. Passa Jacobon. Con un paio di forbici appese al vello e ride. Mi sveglio di colpo. Non potevi saltare e basta, come tutti. Ricomincio da capo. Quando sta per passare Laura, crollo. Lei, a metà del salto, rimane ferma nel vuoto, come nei cartoni animati, e mi guarda ed esclama «Beh!». Come a dire, non mi fai passare, non vorrei che resti qui, sospesa nel vuoto tutta la notte. Mi sveglio di nuovo. Ah, probabilmente non mi sono ancora abituata al jet lag. Certo che le pecore fanno davvero impazzire. Sembrano quiete, docili, ma quando si mettono in testa qualcosa diventano insistenti, peggio dei muli. Sarà per questo che i pastori devono essere armati di tanta pazienza? Queste greggi, che pensieri, che dolori. E quando i pastori devono andare a recuperare la centesima pecora che si è persa? Ultimamente la tecnologia aiuta. Alle pecorelle che rischiano di smarrirsi viene dato in dotazione un telefonino che lancia il segnale anche da spento, facilitandone la localizzazione. Così recuperarle diventa un gioco da ragazzi. Il pensiero di un mondo fatto di pecore bianche, nere, a pois, righe, fantasia, grasse, magre, perdute, smarrite, ferite, malate o rapite, ma dotate di cellulare, mi rende serena, mi culla e mi fa scivolare lentamente nell'oblio. Ci sono cose che ti voglio dire. Ci sono cose che ti voglio dare.